Siamo col candidato sindaco Eugenio Di Santo, buongiorno. Questa mattina c'è stata la presentazione di Alleanza Democratica, un momento importante, un momento emozionante. Che cosa ne pensa? Niente, penso che comunque la gente che c'era stamattina è la testimonianza di quello che già precedentemente l'ultimo incontro che abbiamo fatto con la presentazione della coalizione, oggi era la presentazione della lista, una presentazione della lista dove noi da giorni abbiamo cercato di condividere insieme ai partiti e alle associazioni che ne fanno parte della mia coalizione, di dare spazio un po' ai candidati che oggi abbiamo presentato. Candidati che vanno dalla classe operaia, impiegati, architetti, professionisti vari di vario settore e che comunque sono sicuro che daranno un ottimo contributo per il bene del nostro paese e non per il bene personale, come in diversi casi è capitato in questi 5 anni con alcuni personaggi che sono andati via. Abbiamo visto che comunque nella lista ci sono molti giovani e soprattutto molte donne, quindi c'è proprio una voglia di cambiamento e la voglia di ripartire proprio anche dalle donne. I giovani sono la nostra speranza, le donne ugualmente. Oggi la legge elettorale impone le donne, cosa che io non ho condiviso, diciamo, l'imposizione, perché comunque le donne andavano già inserite in un contesto sociale dove loro hanno veramente il desiderio, hanno l'intelligenza di dare un loro contributo, e ugualmente come lo abbiamo dimostrato nei 5 anni con la commissione pari opportunità egregiamente rappresentata da Yolanda Boerio, Quattromani e tante altre persone che hanno condiviso il loro progetto, hanno già fatto capire che cosa è il significato, il contributo che possono dare queste donne. E oggi con l'ingresso comunque anche di Salino Angela, Vallese Giovanna e Cinquegrana Manuela, sono ragazze meravigliose che sicuramente sono convinto che daranno un contributo alla nostra comunità. In ultimo, pochi minuti fa c'è stata una sparatoria a Palazzo Chigi, cioè fuori Palazzo Chigi, e si parla di vittime purtroppo accertate. Che cosa si sente di dire? Sono veramente dispiaciuto, l'ho sentito pure pochi minuti fa da una persona che mi ha detto di questa cosa che è successo. Ormai viviamo un momento veramente molto molto tragico dal punto di vista della crisi economica, poi c'è una classe politica nazionale che comunque anche ci sono persone che spingono alla rissa, all'aggressione, cioè non danno un contributo veramente per il bene della comunità, semplicemente cercano solo di creare delle confusioni che poi portano queste conseguenze. Lo spero veramente che si possano veramente cambiare le cose, perché altrimenti si arriverà veramente a un qualcosa che poi dopo non abbiamo più il modo con cui frenare, un processo che poi non riusciamo più a controllare il vero bene di quella che è la comunità. Si arriva poi a gesti di questo genere che non fanno bene. Non fanno bene perché noi dobbiamo, la politica, noi che siamo gli amministratori, dobbiamo sempre cercare di frenare questi processi, calmare queste persone che hanno delle difficoltà, e quindi solo con questo possiamo cercare di cambiare un po' il paese.